Campionato italiano online 2022-2023. Dopo 18 combattutissimi turni e più di 6 mesi di dura battaglia, dei 100 giocatori che hanno iniziato il torneo sono rimasti a contendersi il titolo di campione italiano Gianlazzaro Sanna e Dobby Kyurkiev. Il vincitore di questa partita sarà appunto campione italiano. Io gioco bottom con le pedine nere, Dobby top con le pedine bianche. La partita è stata commentata in streaming da Edmond Mezzini e Lorenzo Rinaldo, ma c'è stato qualche problema di audio, soprattutto inizialmente, per cui le prime mosse le commento io a posteriori. Questa è una scelta non facilissima, ma le diverse mosse sono abbastanza equivalenti. Qui Dobby colpisce alla scelta tra scappare con la pedina o giocare 13-8. Anche queste non sono molto distanti come equity. Faccio il bar point. Ecco qui la prima scelta un po' discutibile. Dobby è in vantaggio in corsa, per cui sarebbe preferibile giocare la mossa safe senza lasciare il blot. Doppio 2. Qui avrei potuto colpire, ma ho preferito fare l'ancora, quindi mossa prudente, ma non la migliore. Altra scelta non banale, un doppio 3. Qui, essendo parecchio in ritardo in corsa, la priorità va a contenere le pedine arretrate, quindi l'ancora sulla mia casa 4, mentre invece io ho preferito fare casa 5. Sei due per Dobby. Qui lasciare l'ancora è un po' pericoloso. XG preferisce giocare in casa anche a costo di lasciare un blot. Sei uno, ovviamente devo colpire. Dobby mi ricolpisce. Anche qui una scelta non banale tra giocare la mossa safe o smontare il prime da 4 per colpire. Io, essendo parecchio in ritardo in corsa, ho preferito colpire, ma non è la scelta migliore. Un 6 non è un bellissimo rientro. Non riesco né a colpire né a coprire una delle mie due case. Dobby colpisce e qui non è chiaro perché non abbia coperto casa 1. Questo è un grosso blunder. Colpisce ancora. Io danzo. Qui
Adesso il vantaggio in corsa è notevolissimo, fa anche un'altra casa interna. Qui siamo vicini al double. 6-5 non è un bel tiro, deve lasciare un blot. Io riesco a colpire. Ma vengo ancora inesorabilmente colpito. E adesso mi trovo con ben 6 pedine indietro. Doppio 5 di Dobby, che aumenta ancora il vantaggio in corsa. Sei quattro, porto avanti una pedina e qui Dobby ha un vantaggio di 67 pip in corsa, cuba. E qui diciamo che sono stato un po' troppo prudente, addirittura per XG è un no double. Io ho passato perché ho sopravvalutato i rischi di gammon o, per meglio dire, sottovalutato le possibilità di vittoria, che invece sono notevoli. Ottimo doppio 2 iniziale, ma Dobby si ancora, fa il cosiddetto curing point o killing point, come lo chiama Michi. Doppio 5 non è un tiro eccezionale, mi porta avanti in corsa, però mi costringe a lasciare il midpoint. L'alternativa che ho valutato è stata quella di fare casa 3 e casa 2, che è all'incirca equivalente. Due, fa casa 3 e adesso 6-3, devo scappare, non ci sono altre possibilità. L'altra possibilità potrebbe essere bar, cioè 24-21, 24-18, ma è inferiore, lascia due pedine sotto attacco. Per cui, essendo in vantaggio in corsa, provo a correre. Non vengo colpito. Tra i due non è un bel tiro, non riesco a portare in salvo la pedina. Però Dobby mi manca deve lasciare anche un blot, che riesco a colpire, portandomi in netto vantaggio in corsa. Qui ho valutato la possibilità di cubare, ma ho pensato che fosse più opportuno portare in salvo i due blot prima di cubare, sottovalutando la posizione per XG, e questo è già un drop. Adesso il double è molto evidente ed è anche un netto drop, perché
Io ho un vantaggio di 29 pip e il portiere non è efficace perché la mia struttura è molto molto compatta con le case 4 e 3, per cui Dobby avrebbe fatto meglio a passare. Se 5 faccio ovviamente casa 1, mi libero del portiere. E aumento anche le possibilità di gammon. Dobby rientra, però altro ottimo doppio 5. A questo punto mi assicuro la vittoria nel game, ma mantengo buone possibilità di gammon. Vedete che dopo questo tiro ho circa il 40% di possibilità di gammon. Dobby continua a non tirare dadi alti, terzo doppio 5, questo punto sono nettamente favorito per il gammon. Ed è gammon e mi porto sul 4 a 1. Quindi 4-1 per me. Parto con un 6-4. 6-5 deve colpire le due pedine. Rientro con entrambe. Adesso interessante 4-2, scelta migliore fare casa 4, invece stranamente Dobby gioca una mossa prudente e copre il bar point. 3-1 posso fare il punto 5 offensivo o difensivo, ma non avendo grossi rischi al momento preferisco quello offensivo. Mi ancoro, adesso anche se sono parecchio in ritardo in corsa, ho i 2.5, quindi la posizione non è male. Ottimo doppio 6 per Dobby che si porta in grandissimo vantaggio in corsa. Però il doppio 3 è una buona risposta. Adesso il problema maggiore di Dobby è quello di portare in salvo lo straggler. Doppio 4 è eccezionale, faccio la quarta casa interna e colpisco la pedina arretrata di Dobby. Dobby danza, ho ancora da portare avanti tre pedine. Col doppio 2 posso portare un costruttore per coprire l'importantissima quinta casa interna. Dobby danza ancora e a questo punto ho un cubo perché minaccio di appunto chiudere la quinta casa. E quindi anche essendo in ritardo in corsa e avendo tre pedine indietro, il cubo è assolutamente corretto. Dobby ha comunque la possibilità di rientrare ma vediamo invece che passa.
qui mossa non comune di Dobby, un'apertura un po' anomala. Adesso doppio 1, il solito problema, se fare casa 5, casa 7 o colpire. In questo caso è preferibile, anche se leggermente, fare casa 5 e casa 7. Dobby si trova nuovamente con molte pedine indietro. Ottimo doppio 3 e ottimo doppio 4 per Dobby. Sei 3, posso coprire casa 3 e provare a scappare con uno dei due runner. Sei 4, qui la scelta è tra colpire e portare avanti la pedina, quindi abbandonando l'ancora avanzata. La mossa di Dobby è un po' troppo sbilanciata, abbandona il mid e lascia tre blot in giro. Doppio 4, ottimo. Io danzo e qui Dobby ha un cubo molto forte. Io non ero sicurissimo se fosse un take, però in ogni caso ho preferito lasciare il punto perché, essendo già in vantaggio oltretutto sul 5-1, non mi andava di rischiare il gammon. Però non è una scelta facile. Ad esempio, Gnu considerava corretto il take. Per PDXG, invece, a livello plus plus, è un leggero drop. Quindi ha confermato la correttezza della mia scelta. Non ripeto, anche se fosse stato un take borderline, avrei preferito passare per non rischiare troppo all'inizio. Qui è leggermente preferibile scendere dalla mid. Ma stiamo parlando di differenze veramente ridotte. Uno, faccio il punto 5 difensivo, il golden point, ho già il punto 5 offensivo, quindi mi porto in vantaggio. Mia struttura è decisamente migliore. Lui ha costruito solo un'ancora sul 22, la cosiddetta butterfly anchor, mentre io con i miei 2.5 sto decisamente meglio. Qui la scelta è tra uscire o portare uno spare sul punto 8. Scelte praticamente equivalenti. Qui ho preferito portare avanti una pedina dal golden, mossa safer a 13-5, ma è leggermente inferiore. Ottimo doppio 6 per Dobby, che passa in
vantaggio in corsa. Doppio 3 non è male. Recupero abbastanza nella corsa e faccio una casa interna. Qui XG preferisce portare avanti le due pedine dall'11. Io ho preferito fare casa 4 perché comunque lui ha due blot in casa. Nel frattempo siamo riusciti a ripristinare l'audio della diretta, per cui cedo il microfono a Edmond e Rino. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Scusate, scusate l'inconvenienza, innanzitutto. Ho avuto io dei problemi, insomma, non sono a casa, dunque ho avuto dei piccoli problemi. Comunque, adesso vediamo un attimo di capire bene quello che sta succedendo e di commentare la partita. Innanzitutto saluto tutto, saluto anche Edmond. E arriviamo insomma a capire un attimo cosa sta succedendo. 5-2 per Giallazzaro, se non sbaglio. 6-4 adesso per Gian Lazzaro e Dobby che ha fatto 5-2. Ok, adesso vediamo più che va bene, la corsa è pari. Dunque sicuramente si tira. L'equity non è sufficienza, non è sufficiente, non è neanche conveniente, insomma, neanche per il leader quando la corsa deve essere un po' più deep in questi casi rispetto alle regole, quelle un po' più generali, comunque. La corsa è pari. Sì, la corsa è pari. Quale importante è essere efficienti e non fare sprechi, ma nello stesso tempo distribuire nel modo migliore le pedine. Non sempre, anche se sembrano delle mosse scontate, non sempre si riesce ad ottimizzare, insomma, le entrate. Io qua avrei fatto 19 per avere il 6 che cadeva sul 3, però penso che cambi poco, insomma. E questo è un bel tiro. No, io qua tolgo 2, no? Eh sì, due out, due off. Ok. Comunque, secondo me adesso no, non può neanche cubare neanche adesso. Anzi, era sfavorito quasi. Però il doppio 3 è un ottimo tiro. 5-2. Giallazzaro in queste posizioni è fortissimo, eh. Esatto, si trova meglio, ha meno pedine. E qua 50-46, qua secondo me stiamo già nel range, no, Edmond? 4, 7, 9 pedine, 4, 3, 7, 11. C'è anche il vantaggio nel... Qua ci sta il cubo. È giusto, Gian Lazzaro non perdona. Tu No, per non. che ne pensi del cubo? Allora, sicuramente corretto, sarebbe stato più in difficoltà sul take, però sembrava che era, insomma. Era giusto il take. Sembrava che era giusto, io non lo so, tu già lo puoi vedere? Sì, l'ho Ah, visto. ok. Quel che dice Gnu, però, visto che era più di 100, sia il cubo sia il take, Ok, quindi perfetto, anche perfetto, allora. per il fatto direi che sono tanti tiri comunque no, a fine game. Quindi... Certo. un po' i tiri, un po' anche lo score che te... non puoi più lasciare nulla ormai.
Certo. Allora, qua c'è l'uno, qua ci sono le varie regole delle distanze. Io farei 2-1 in questo caso. Non lo... Sembra che questa sia la migliore, perché la distanza 2 dovrebbe essere la miglior distanza. Anzi, la distanza migliore è 2,7 che è 3. Però, come seconda distanza migliore... Ma questo 2-1 non mi piace che ha fatto Dobby. Vabbè. Perché gli resta un tiro, praticamente. Quindi poteva un po' pensare ai doppi vari, doppi 3. Bravo, bravo, bravo. Infatti ci hai visto bene. Adesso ho fatto un 6-2 un po' aggressivo, però questo score lo posso capire. Indietro di score si può anche fare questa mossa, insomma. La risposta al 6-2 dovrebbe essere questo, il 5-1. Non sono sicuro perché il 6-2 è così, insomma, lo vedo così poche volte che la seconda mossa non sono mai, non me la ricordavo, però per logica, qua fa casa 2 sicuramente. Non vedo altro. Uscire secondo me non ha senso, anche perché puoi fare un punto. Io non l'avrei mai fatta questa. Secondo me questo è infatti un blunder. Ma no, ma fai casa, ti attesti, era perfetta quella. Che non ti Oltretutto serve. adesso qua, no, adesso mangia, fa casa. Però qua adesso Dobby deve, cioè Killer Dice deve essere sempre molto attento a ogni situazione, perché non può assolutamente perdere mercato. E forse ha perso un tiro prima, no? Qua infatti ci doveva pensare, cioè lui gioca sempre un po' veloce, però io qua a ogni tiro ci penso bene, conto e verifico, perché 7-2 già è uno score con una differenza importante. Il 5 qua mi viene da giocarlo, non lo so se questo, a me viene da fare Uscire 18, o 18 oppure 14-9, insomma, erano delle due. era come prima, infatti dicevo che è la terza, oppure 6-1, dice il new. Ah, ok. Il 4 mangia doppio qua, no? Allora, uno sicuro. Qua 5 com'è? Qua sono in difficoltà, non so se uscire o fare questa. Quella di prima ormai, no? Cioè quel 14-9 che abbiamo detto prima. Ah, ok. Giulio, aspetta, chiudo la porta perché... Allora, 3-4. 3-4 si può mangiare e fare casa. Questa è una decisione che secondo me va ponderata. Queste sono belle entrambe. La può fare 2 volte? Una volta mangia. No. Eh Però l'ha fatta giusta, eh? sì. Bravo. Allora, uno l'abbiamo visto. Lui salva. Perché gli ha spaccato l'iniziativa, diciamo, a Adobe di colpire. Sì, no, ma comunque è sempre una scelta importante, perché comunque cioè, il Golden lì era bello, cioè, sembrava efficiente, ecco. Però giusto come hai detto te, in questo caso era giusto insomma, togliere l'iniziativa, però insomma, bisogna essere sempre sicuri di quella... La differenza era pochissima comunque. Ah, ok, bravo, io non sono andato a vederla. A me veniva, io probabilmente, siccome sono un po' tendente a giocare la posizione, probabilmente avrei fatto il golden, però va bene così. Diciotto millesimi non è. Ah, beh, allora, 3-4, vabbè, mangia doppio qua, no? Sì, qua sicuramente. Cioè, mica può fargli fare l'ancora lì. Anche perché cioè, 6 pedine che tornano indietro del nero. Perfetto, qua mangia. Ecco, io non so se... Bravo, questo è stato bravo. Questo è stato bravo, ci avrei pensato un po' di più. Vabbè, No, ma qua questo... non può cubare, no, 6 pedine là, no, questa è super take. Ma io questo qua, come hai detto te, non so neanche se lo davo. Dunque, figuriamoci se lo passo.
quindi no. No, io spero che veramente, no, anche perché Sana sta giocando bene, spero veramente che non faccia questo errore dettato dallo score, che magari si sente un attimo in, insomma, in... L'ha presa. Ah, meno male. Infatti non è neanche double. 121, quindi... Però sta tirando anche le pedine tutte giuste, ma qua secondo me deve fare qualcosa da dietro, cavolo, dal 24 muoverei, no? Ma... Sì, infatti, però vabbè. No, io, vabbè, qua sta veramente, sta tirando un po' il collo, ma io questa non l'avrei mai fatta comunque. Vabbè, 3 e 4. Adesso c'è una struttura comunque dove non si è un po', cioè, non si è mai abituati a giocare col 6 aperto, con 5 pedine dietro, insomma, non è facile da gestire. No, non è facile da gestire, a parte quello, però è... Cioè, il tempo che serve per portare 6 pedine a fare il giro della tavola sono tanti tiri comunque. Ma certo, qua io giocherei 13-8, probabilmente. Infatti va bene. E qua... Ormai deve continuare il suo gioco. Cioè deve continuare. Certo. Qua esco sicuro. E anche un bel tiro. 4-2, 4-2, già questo va bene, ma qua non sono facili. Adesso questo qua è un bellissimo tiro, perché mangia, bisogna pensare agli altri due migliori, e non niente. So. O va tutto avanti o 13-12 con un altro due. Mi piaceva tenere quella lì indietro per avere un po' più di connessione, però il mid è sempre il mid, dunque. Fa tutto là. 4-2, adesso... Deve mangiare di nuovo. Mangia e va avanti con quella. Sono d'accordo. 23-17. Sì. Allora, 4-2 direi che vado sul 17. Sì, infatti. Lascio il minimo, controllo bene la tavola, mi sembra proprio bello come tiro anche. L'alternativa è questa, ma io preferisco fare 17, non capisco perché non l'abbia fatto comunque. Ecco, appunto. E va bene il 3 e il 2 dall'8. Io farei il 2 dall'8 per tenermi la connessione col runner. La debolezza in casa mi piace un po' meno. Quando sono in queste condizioni, se posso scegliere, non lascio blot in casa, perché in caso di, insomma, di mangiate eccetera, non voglio avere quella pedina. Infatti adesso 3-1 comunque deve fare il golden e vabbè, c'è l'uno scoperto, esatto. Dunque, tendenzialmente quando sono un attimo in difficoltà, se riesco, tendo a non lasciare il blot in casa, se posso scegliere, ovviamente. Qua 6-2, perfetto. Io qua non mangio. No, non serve mangiare. Esatto. Allora. No, perché era da mangiare invece, proprio per il fatto magari che non ha i costruttori per... Anche se lasciava 4 blot in giro. Vabbè, ascolta, di quanto è sbagliata non mangiare? Allora, sì, 34 millesimi, però... Ascolta, quei 34 millesimi, ok, poi magari ci si analizza e si riesce a capire, però io in partita sono tranquillo, sto vincendo 7-2, ho il cubo in mano. Secondo me quello è uno di quegli errori che, secondo me, insomma, non discuto poco, ecco. Anche perché poi comunque l'altro ha quattro case. Certo. È uscito da, da, dal,
dalla tavola, dalla casa dell'altro con un po' di pedine, quindi può dare fastidio. Se ti mangia poi tutte e quattro, una volta che balli, una volta due, cambia tutto. Riprendo il commento post partita, perché a questo punto Rino e Edmond sono stati avvisati della mancata sincronia tra audio e video, hanno cercato di rimediare ma hanno peggiorato la situazione, per cui sostituisco il commento. Allora, vediamo un attimo di ripartire. Quindi 4-2 per Dobby, che porta avanti le pedine, non ha spare, per cui deve lasciare un blot. Tiro 6-1, e anch'io devo lasciare un blot, devo colpire sulla casa 1. Non vengo ricolpito. Sei due. Devo giocare in casa slottando delle case. Cinque due è abbastanza semplice. Doppio quattro, ottimo tiro. Adesso sono in vantaggio in corsa di 17 pip, però ovviamente è presto per cubare. Ottimo doppio 2 che mi permette di liberare il mid, e a questo punto le possibilità di vittoria sono molto elevate, per cui posso ricubare anche se il punteggio è di netto vantaggio per me. Vedete che XG ci dice che le possibilità di vittoria sono dell'89%. E Dobby correttamente passa, per cui mi porto sul 9-2. Qui, tipico errore mio, non mi viene mai in mente che posso e devo fare casa 5. È un qualcosa che mi sfugge. Ho pensato a 13-11-6-5, che sarebbe stata migliore di questa mossa, perché comunque splittare di fronte a 10 pedina in zona d'attacco dell'avversario è pericoloso, più pericoloso che non slottare casa 5. E quindi, vabbè, però non me la sono sentita e ho commesso un errore abbastanza grosso. Ottimo doppio 3. Dobby si ancora. Altro doppio 3 per me questa volta. E qui le alternative sono fare casa 3, casa 5 e giocare 24-21. Portando avanti la pedina e rinunciando alla possibilità di colpire il blot avversario, oppure sempre fare casa 5 e slottare casa 2, però creando un blot in casa, il che è
pericoloso perché Dobby può attaccarmi, non ho un'ancora, lui ha 10 pedine in zona d'attacco, per cui non è la soluzione migliore. ...5-2... attacca, ecco, qui è interessante osservare che avrebbe potuto e dovuto cubare per il punteggio, chiaramente è un svantaggio di 9-2 a una posizione d'attacco e cubare ha perfettamente senso. Anche qui avrebbe dovuto cubare, invece non ha cubato. A questo punto è posizione un chiaro too good. E quindi Dobby continua correttamente per il gammon. Però per me non è un grosso problema, perché su questo punteggio il pericolo sarebbe stato un gammon col cubo a 2. Così anche perdere due punti non è gravissimo. Doppio 5 chiude casa. A questo punto il gammon è estremamente probabile. Ci vorrebbero dei doppi molto alti per evitare il gammon. Vedete, XG dice che le possibilità di gammon sono intorno al 98%. Vabbè, ormai il gammon è certo. E andiamo 9-4. Anche in questo game Dobby si trova da subito con molte pedine indietro. Qui l'alternativa è fare casa 11, ma è preferibile fare casa 5. Sesta pedina indietro per Dobby. Qui interessante, ho scelto correttamente di slottare casa 4, perché con tutte le pedine indietro di Dobby è importante fare una casa, un'altra casa interna. Non è un grosso problema essere colpiti. Qui avevo pensato di portare avanti la pedina, di abbandonare il golden, però non me la sono sentita.
è un'altra posizione abbastanza complessa. Per entrambi i giocatori, direi più per Dobby. Ecco, qua fare casa 2 non è una grande idea. L'aspetto più importante per Dobby è quello di portare avanti le pedine arretrate, ne ha tantissime, più che provare a blizzare, anche in considerazione del fatto che ho una che ho il golden point, per cui non rischio tanto. Ecco, qui Dobby raddoppia, però il cubo è decisamente prematuro, ha troppe pedine indietro e la sua casa non è sufficientemente forte. Ottimo doppio 5, rientro con entrambe le pedine e mi porto anche in vantaggio. Qui adesso la mia ancora sulla casa 20 è fortissima. Qui la scelta migliore è fare casa 6, è importantissimo rinforzare la casa per Dobby. Ottimo doppio 4. Io invece decido di rinforzare casa anche a costo di lasciare un blot nell'outfield. E questa mossa è superiore alla mossa safe. Adesso mi trovo con una casa più forte di quella di Dobby e questo è molto importante, perché ragionevolmente ci saranno degli hit, degli scambi di colpi, e quindi casa forte è un asset importantissimo. Altro doppio 4, ottimo. Recupero tantissimo in corsa. E qui Dobby deve sprecare un'altra pedina oltre la mia ancora. Sei 3 va giocata safe, non è gravissimo lasciare casa 5. Altra pedina dietro la mia ancora e qui decisione interessante, 6-4, giocare 8-4-8-2 non mi piaceva, è invece preferibile abbandonare l'ancora. La mossa migliore per XG è andare sulla casa 10, duplicando i 3. Io ho preferito invece uscire con entrambe le pedine, anche se sono in ritardo in corsa, che però è comunque buona, diciamo la differenza rispetto alla migliore è ridottissima.
5-4, qui avrebbe dovuto fare casa 3. Ottimo doppio 6, a questo punto mi porto in vantaggio in corsa. La sua casa non fa paura, quindi decido di fare il pay now, di abbandonare il mid, ma XG avrebbe giocato, addirittura avrebbe fatto casa 5, quindi lasciando più tiri all'avversario, ma diciamo che tutti gli indiretti lasciano 3 blotti in casa, per cui diventa più importante fare casa 5 rispetto alla mia mossa che lascia meno tiri, ma lascia più possibilità anche per la corsa a Dobby. XG libera un blot. Qui adesso sono nettamente in vantaggio, siamo vicini al cubo, ma in questa al ricubo, in questa situazione di punteggio è rischioso, anche se vedete ho l'86% di possibilità di vittoria. E qui per XG c'è il redouble. Dalla prossima inizierò a tirar fuori pedine, mentre invece Dobby ha ancora diversi tiri per portare a casa le sue pedine arretrate. Altra possibilità di cubare, qui siamo oltre il 90% e sarebbe stato un drop, però io non me la sono sentita, forse memore inconsciamente di due game in cui Dobby con Rino aveva vinto delle corse impossibili tirando parecchi doppi, quindi avevo un po' di paura di poter essere rimontato, però a questo punto ho valutato che il vantaggio era enorme, infatti vedete siamo al 94% e qui il drop è nettissimo, il take sarebbe un blunder da quasi 500. Dobby ci pensa, perché su questo punteggio farmi arrivare two way non è piacevole. Però alla fine si deve arrendere. Qui bisogna colpire sulla casa 1. Ottimo doppio 2 per Dobby. Era preferibile però fare casa 11. La casa 4 è oltre le mie pedine, quindi è meno urgente. Adesso Dobby è in vantaggio in corsa di 11 pip. Però
però è una posizione non gammonish, per cui cubare non ha senso e comunque non ha tutto questo vantaggio. Doppio 5, un tiro ottimo. Adesso il vantaggio in corsa è di 26 pip e Dobi cuba correttamente. Qui ho anche pensato di passare, ma in realtà i rischi di gammon sono ridottissimi, per cui posso comunque accettare. Non è facile per Dobby portare avanti le pedine dal mid. Non ho più i tempi per mantenere il mid. Ottimo, doppio 3 per Dobby. Io tiro un doppio 5. Sono troppo in ritardo in corsa, per cui devo mantenere l'ancora. Adesso doppio 4 invece mi conviene correre. Però doppio 5 di Dobby non mi lascia molte speranze. Doppio 6. Ancora di meno. E vabbè, termina il game. Andiamo sul 11-6. Cinque-quattro qui. Era preferibile correre. Dobby cuba, il cubo è leggermente anticipato, ma poca roba. Su questo punteggio è difficile che il cubo sia molto sbagliato. Adesso la corsa è leggermente in vantaggio per me. Ho il golden, per cui diciamo che sto bene, soprattutto prima di essere colpito. Quattro-tre, mi conviene portare avanti una pedina guadagnando in flessibilità. Nel frattempo si è normalizzata la situazione
dell'audio dei commentatori, per cui cedo a loro il microfono. Ci vediamo dopo. No? Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Purtroppo c'è stato questo disguido che mi mette un po' in difficoltà anche sul commento. Se mi confermate, in questo caso lo chiedo a Valgera perché mi sta scrivendo che comunque è meglio che continuo dalla partita a questo score, che siamo sull'11-6, io ci provo. Sono un po' in difficoltà su questa situazione perché insomma, non so come risolverla. Comunque, io ci provo. Ditemi se devo interrompere o magari è meglio che sia in silenzio per non confondervi o per insomma non dire l'andamento in modo anticipato della partita che può rovinare anche un po' lo spettacolo. Fatemi sapere. Vabbè, comunque. 11-6 per Gian Lazzaro, che comunque sta giocando, insomma, è comunque una buona partita. Sta giocando a 4. Clear Dice in questo momento sta giocando quasi a 9, comunque sicuramente c'è qualcosa da rivedere a livello tecnico. E vediamo come procede. Allora, 5-1. 5-1, l'unica cosa esatta è fare questa casa, non vedo altro. 6-2, 10-8, 5-3, scendo con 2, non vedo altro. 2-1, distribuisco, così perfetto. 4-1, vabbè, questo è safe, sicuro. Tre, due. Vabbè, queste sono mosse abbastanza semplici, comunque. C'è poco da commentare, ma ripeto, se mi dite che mi devo fermare, io mi fermo con i commenti. Cioè, ripeto, non voglio insomma spoilerare la partita e rovinarvi la sorpresa. Allora, 5-2. 5-4.
Vabbè, qua c'è poco da commentare. Io sto vedendo il bluff che insomma sono tutte mosse forzate. E comunque 11-8, insomma, comunque ha accorciato sicuramente le distanze, diventa anche più avvincente la partita. +6/1, +4, perfetto, direi. Adesso non so se è preferibile questa o fare la mossa dal 13. Questo lo so, infatti vedo che è un errore. 5-3, anche qua, comunque nel dubbio fare casa secondo me va sempre bene. 6-5 in corsa, dunque sicuramente va bene correre, perché non sempre 6-5 è quello se si è indietro in corsa. +1, questo non è bello, non è bello. 1, 2, 3, 24, 23, va bene. Anche se dice un piccolo errore, insomma, lo capisco. Qua c'è un cubo che secondo me ha senso, perché comunque c'è una buona struttura, c'è il golden dell'avversario, dunque non niente da dire su questo cubo, infatti era giusto. E qua oltretutto ci sono anche i gammon che sono molto alti, dunque, avendo anche la debolezza sul 24, insomma, diventa veramente difficile insomma, vincerla e salvarla. Questo è un ottimo tiro. Qua è stato fortunato, non so se bisogna uscire a fare quella. Comunque gioca troppo veloce. Comunque io ci avrei pensato se uscire, anche perché faceva molta più pressione, dato non bruciava la pedina, aveva una casa più forte, questo c'è anche la debolezza in casa. Vabbè, questo è buono perché ricostruisce il golden, anche se c'è questa, va bene. Veniva da salvare, da fare il golden, infatti era da fare il golden. 1, 2, 3, 4, chiude casa. Ma non lo so, non capisco perché fare questa. Vuole i tempi, ma tanto i 4 e 6 ce li ha ugualmente. Non capisco perché rompere casa. Boh. 6-3, perfetto. Qua bisogna stare attenti, però. No, 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 no. 6-3 era più forte il punto 10 che il punto 4 in questo caso, perché è indietro in corsa. Questo sicuramente non è un errore che non capisco. Non avrei mai tolto il punto 10 in questa posizione, dato che è meglio avere le case davanti in questo caso che dietro, per tenere insomma per tenere l'avversario, insomma, per controllare meglio l'avversario, ecco. Quello di togliere le punte davanti all'ancora si fa quando si è avanti in corsa, non certo quando si è indietro. Qua 5-2, sicuramente il 5 chiude, e dato che la corsa è risicata, secondo me è più giusto mangiare, anche se lascia dei tiri, però infatti vedo che è corretta. 6-5, perfetto. 6-4. 6-3, 5-2, 5-3 direi che è ottimo, cioè non è proprio il migliore, però qua io la metto sul 4, anche perché con tutti i doppi non lascio nulla. 4-3 entro, perfetta. Qua ci siamo, direi che se non fa il tiro sfortunato e Killer Dice non tira il tiro corretto, anche perché avendo una casa così debole diventa poi difficile contenere la pedina in caso si mangia. Comunque 2-1, perfetto, toglie due pedine. 3-1, andrei avanti del 17, esatto. Questo è perfetto, adesso libero casa 6.
Direi che con questo doppio 4 Rossana, secondo me, insomma, si è abbastanza assicurato la vittoria, a meno che insomma non ci siano tiri particolari. Vabbè, io qua la partita la vedo che è terminata e niente, l'unica cosa che posso aggiungere è che comunque è stata una partita giocata bene da Giallazzaro, un po' meno bene da Killer Dice. Ha vinto il giocatore comunque che ha giocato meglio la partita. Bravi entrambi ad essere arrivati a questo punto. Però vabbè, personalmente ho un debole per la qualità del gioco, dunque sono contento anche per altri motivi. Insomma, Sanna si sta impegnando su diversi fronti, nel campo del backgammon anche come giocatore, dunque sono contento per lui di questa vittoria.